Ieri è stata ufficializzata la data della ripresa della preparazione della Sir Perugia in vista della prossima stagione. Saranno assenti ovviamente i Black Devils impegnati nelle rispettive nazionali per l'impegno con il mondiale di volley che, lo ricordiamo, quest'anno si svolgerà anche in Italia. Sarà presente però Leon, che il mondiale non lo giocherà. Vediamo perché. Si ricomincia di giovedì. Il 16 agosto è la data fissata per il ritrovo dei Black Devils dopo le vacanze estive. Come lo scorso anno, sarà una ripartenza graduale con coach Lorenzo Bernardi, che potrà contare inizialmente sui ragazzi disponibili e liberi dagli impegni nazionali, per poi incrementare il lavoro con gradualità. Questo perché se da una parte la Volleyball Nations League è addirittura d'arrivo e si concluderà a fine luglio, dall'altra parte cominciano i mondiali, si svolgeranno tra Italia e Bulgaria tra il 9 e il 30 settembre. La rassegna iridata tornerà in Italia per la terza volta nella storia, a soli 8 anni di distanza dalla seconda esperienza, alla quale si deve anche aggiungere la rassegna iridata femminile disputata nel 2014. La nazionale azzurra, che ha dovuto dire addio alla Volleyball Nations League ed è fuori dalla Final Six di Lille in Francia, potrà puntare al riscatto nei mondiali di settembre. Quando riprenderà la preparazione al Palais Evangelisti non ci saranno dunque Massimo Colaci e Filippo Lanza, ma Bernardi potrà contare già dal primo giorno su Wilfredo Leon. Sembra un controsenso, ma il più forte schiacciatore del mondo non scenderà in campo ai mondiali, così come è successo per la Nations League. Dopo aver giocato per Cuba nel 2015, Leon ha preso infatti il passaporto polacco, ma l'iter per renderlo a tutti gli effetti convocabile per la nazionale polacca si concluderà, come noto, soltanto nel 2019, in tempo però per i campionati europei. E da Pesaro arriva per la Bartoccini un altro rinforzo, si tratta di Chiara Lapi. Paola Costantini. Prosegue la campagna di potenziamento della Bartoccini Gioiellerie Perugia. L'intenzione della società è quella di consegnare a coach Fabio Bovari una squadra di ottimo livello per affrontare al meglio le insidie del campionato di volley di Serie 2 femminile. Avere informazioni giocatrici esperte già con un curriculum importante in Serie A può garantire sicuramente un campionato di grande qualità. Ed è per questo che viene accolta con grande soddisfazione Chiara Lapi, ruolo centrale proveniente da Pesaro, squadra con cui ha disputato l'ultima stagione in Serie 1. Toscana di origine, nata a San Miniato, classe 91, 182 cm di altezza, inizia la sua carriera nella stagione 2007-2008, quando entra a far parte della squadra giovanile del Volley Bergamo. L'anno dopo passa alla Sistel Novara, dove disputa 2 campionati in Serie 1 e nel 2009 viene premiata come miglior centrale della Girl League, torneo riservato alla categoria Under 16 femminile. Lasciata Novara nel 2010, approda sempre in Serie 1 alla Rubor Tivoni Urbino, con cui si aggiudica la Coppa CEV. L'anno seguente scende nella Serie Cadetta con la maglia delle Terre Verdiane Volley di Fontanellato, dove rimane fino all'ottobre del 2012, per passare poi nella massima divisione con il Volley 2002 Forlì Bologna. Nella stagione 2013-2014 torna in Serie 2, ingaggiata dalla Pallavolo Scandicci, mentre l'anno dopo gioca per il New Volley Libertas di Aversa. Nel 2015 milita in Serie B1, acquistata dal Volley Millennium Brescia, con il quale conquista la promozione in Serie 2, categoria dove milita con lo stesso club anche l'anno dopo. Nella scorsa stagione tornati in A1 con la neopromozione.